A volte non ci facciamo neanche caso, a volte sono variazioni piccole, però ci sono delle piccole buone notizie per quanto riguarda il nostro portafoglio che è il caso di considerare, soprattutto inquadrandolo in una chiave di medio e lungo periodo. Parliamo di mutui, perché dopo il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, c'è stato un sensibile ritocco al ribasso delle rate per quello che riguarda i mutui a tasso variabile. Ma anche il mercato dei mutui a tasso fisso ne ha in qualche modo beneficiato. Sapete che i parametri sono differenti, ma occorre vedere i numeri uno per uno per farsi un'idea completa di quello che è la dinamica attuale. Benvenuti a questa puntata di Focus, benvenuti ai nostri ospiti, Vito Lops, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Vito. Buongiorno Marco. E Guido Bertolino di Mutui Supermarket. Buongiorno Guido. Buongiorno e grazie dell'invito. Eccoci qua, Guido ci ha portato anche dei numeri, delle tabelle, delle informazioni interessanti per avere un quadro generale di un mercato che quando il costo del denaro si è alzato negli ultimi anni, Vito, è chiaramente tutto il mercato anche delle compravendite immobiliari si è un po' imballato, per usare un tecnicismo, e quindi io sono sicuro che sui social molte persone che ci stanno seguendo hanno già in mente delle domande da porci, potete scrivere nei commenti, ma insomma, ci sono segnali di ripresa del mercato delle compravendite e dei mutui dopo questa mossa della BCE? Sì, ci sono segnali di inversione di questo mercato perché sia i tassi appunto stanno scendendo, la Banca Centrale Europea a ottobre dovrebbe tagliare per la terza volta, quindi da dopo giugno e luglio sarebbe il terzo taglio da 25 punti base, quindi 75 punti base di taglio. Ma soprattutto molti aspiranti mutuatari erano alla finestra perché non sapevano bene decifrare lo scenario macro e magari ipotizzavano ulteriori rialzi dei tassi e quindi in quel caso aspettavano alla finestra. Invece, da questo punto di vista, sappiamo che non ci saranno più nel breve rialzi dei tassi, ma tutt'al più nuovi tagli e quindi già questo diciamo, chiarisce un po' il quadro e sta spingendo molti, appunto, tutti coloro i quali erano alla finestra preoccupati di che tasso, dove potreste, sarebbe potuto andare il tasso, di ritornare sul mercato immobiliare. Quindi questa è una notizia molto importante, mercato che appunto ha sofferto contrazioni a doppia cifra, anche per quanto riguarda le erogazioni negli ultimi 2 anni. Ecco, Guido Bertolino, mi interessa capire anche dal vostro punto di vista, voi siete di fatto un aggregatore, no, delle offerte di tante banche, quindi vedete, insomma, come i singoli istituti di credito si stiano muovendo, insomma, c'è una reazione magari non fortissima, questo crea quell'effetto di, come dire, movimento nella coda dell'occhio, non te ne accorgi, però c'è il caso di sottolinearlo. Sì, sicuramente quello che stiamo notando quest'anno, in particolare in questi ultimi mesi, da luglio in poi, c'è non solo un aumento dell'interesse in generale delle banche del tema mutuo, con la riduzione dei tassi, ma in particolare una forte spinta per quanto riguarda, due temi: il tema dei mutui con garanzia ipotecaria su immobili considerati green, quindi classe energetica più efficienti A o B, e in generale poi per la surroga. Anche lì, differenziando per la prima volta quest'anno, le offerte tra mutui surroga per immobili green e immobili non green, o come dicono in gergo, brown. Questi sono un po' i trend che stiamo notando. Ecco, cioè, torniamo tra poco sul tema delle classi energetiche, che è molto importante perché il mercato, come ha sottolineato Guido un attimo fa, si è proprio un po' divaricato. Ma andiamo sul costo del denaro perché è possibile cercare di capire a che punto siamo e che cosa dicono gli indicatori rispetto al futuro. Prego la regia di mostrare l'andamento storico, l'andamento atteso del costo del denaro in questo grafico. Io posso pure sparire, ma è importante vedere il grafico perché noi siamo in quello spazio centrale. Attualmente, Vito, aiutami a raccontarlo, no? Con l'Euribor a 3 mesi che è al 3,25% e l'IRS al 2,36%. Questi sono gli indicatori cui si parametrano rispettivamente il mutuo a tasso variabile
e tasso fisso. Che cosa dice questo grafico? Sì, questo grafico ci dice che siamo ancora in una situazione anomala, cioè quella in cui l'IRS a 20 anni è più basso dell'Euribor a 3 mesi, perché normalmente l'Euribor dovrebbe essere più basso dei tassi a lungo termine. E questo ci spiega, ci fa capire anche perché questa anomalia poi si riflette sul fatto che i fissi agganciati all'IRS a parità di spread col variabile costano oggi meno in partenza del variabile. Però questo grafico è interessante perché per quanto riguarda la linea blu, quella dell'Euribor, va a proiettarla sul futuro, perché l'IRS si ferma, è un dato statico importante, ma l'Euribor è visto scendere ancora nei prossimi trimestri, man mano che la Banca Centrale Europea, se lo scenario macro di rallentamento dell'inflazione e anche dell'economia dovesse confermarsi, andrà a tagliare ulteriormente il costo del denaro, e ci fa capire che oggi il mercato si aspetta 7-8 tagli da parte della BCE da 25 punti base, quindi un'altra sforbiciata aggregata di circa 150-175 punti base, tale da portare poi l'Euribor sotto il 2%. E quindi in quel caso, quando arriveremo a quel livello lì, sempre a parità di spread, il variabile potrà, come accade nei tempi normali, tornare a costare anche in partenza un po' meno del tasso fisso. Però è un percorso da fare, che non è detto che si verificherà proprio in questo modo. È quello che sconta oggi il mercato. Ecco, questo è un dettaglio che è il caso di spiegare bene a chi magari è meno avvezzo ai mercati finanziari, perché Euribor e IRS sono due indicatori che fotografano il costo del denaro, no? Detta proprio. Sono mercati, cioè gli indici sintetizzano i prezzi di chi compra e di chi vende, quindi in qualche modo appunto è il mercato che esprime un'opinione sul futuro. Questo significa che il mercato però non attende la decisione, sconta prima la decisione, si muove prima. Per questo è importante essere informati, per capire dove va il mercato e come magari singolarmente prendere una posizione. Questo è un dettaglio che chi crede che il mercato cambi dopo la decisione della BCE magari fa fatica a focalizzare. Assolutamente, i mercati sono meccanismi di sconto del futuro, sbagliano anche nello scontare e rivedono le stime. In questo momento, per esempio, dando per vinta nel lungo periodo la battaglia contro l'inflazione, già da tempo l'IRS a 20 anni, quindi con un orizzonte più lungo, è più basso, perché ha scommesso che in un orizzonte più lungo la Banca Centrale Europea avrebbe vinto, come stia facendo, la battaglia contro l'inflazione, mentre l'Euribor non può permettersi questo slancio nel futuro estremo, perché è un indice a 3 mesi, quindi viaggia proprio in compagnia delle decisioni della Banca Centrale Europea. Quindi questo slancio sul futuro ci fa capire che oggi il mutuo a tasso fisso costa meno, perché il mercato è ottimista sul fatto che in futuro i tassi saranno più normali, più bassi, e con essi l'inflazione. E quindi già oggi chi stipula un mutuo a tasso fisso compra già con quello spread questo scenario, e questo è importante da capire. Poi questo scenario potrebbe anche potrebbe cambiare, nel senso che se dovessimo andare incontro a una fortissima recessione, cosa che ovviamente non ci auguriamo, o addirittura alla l'inflazione azzerata come nei precedenti 5-10 anni, a quel punto l'Euribor potrebbe tornare ancora più basso dell'aspettativa attuale e i mutui a tasso variabile subire in positivo un forte deprezzamento dei tassi e quindi un miglioramento delle rate. Però questo non lo sappiamo, oggi il mercato ci fotografa questo e ci dice che fra un anno e mezzo il variabile tornerà a costare meno del fisso. Volevo sentire anche l'opinione di Guido Bertolino, perché voi come Mutui Supermarket cercate di, insomma, di confrontare le offerte, ma insomma avete una visione anche dinamica sulla convenienza e la sfida, insomma fisso e variabile, un po' come Orazi e Curiazi, Capuleti e Montecchi per chi si occupa di denaro. Ecco, mi sembra di capire da quanto raccontava Vito che almeno al momento diciamo questa dinamica sarà confermata più o meno ancora per tutto l'anno prossimo all'incirca, poi gli equilibri tra fisso e variabile potrebbero cambiare. Sì, diciamo che il punto di svolta sarà probabilmente quando l'Euribor si avvicinerà
al 2% e magari andrà sotto, allora lì effettivamente potremo assistere davvero a un'inversione. Oggi diciamo che non c'è proprio partita, i mutui a tasso fisso costano un punto e mezzo in meno a largo circa rispetto ai corrispondenti mutui a tasso variabile, quindi tutta la domanda è totalmente focalizzata sul fisso, anche perché tendenzialmente non si fanno troppe valutazioni di lungo periodo anche nella scelta del mutuo, perché anche il prossimo mutuatario e gli attuali mutuatari diciamo valutano la scelta del mutuo con un orizzonte temporale un po' più breve, perché sanno che nel giro di 2-3-4 anni hanno la possibilità di modificare il proprio mutuo rinegoziando la propria banca, ma le banche sono abbastanza ben disposte a rinegoziare i mutui esistenti, o appunto subrogandole e cambiando banca. Quindi sta avvenendo sempre meno la visione da parte dei mutuatari di una scelta che dura 20 o 30 anni. Tutti quanti sanno che il mutuo lo si sceglie oggi, tempo 1-2 anni, se ci sono condizioni migliori, più favorevoli al mercato, si cambia. Ecco, noi come Sole 24 Ore invitiamo sempre i lettori, chi fruisce anche della comunicazione, della pubblicità, di discernere sempre quelli che sono i dettagli dell'offerta alla pubblicità, agli strilli, alle offerte anche civetta che ogni tanto attirano la nostra attenzione e sono fatte apposta, soprattutto in campo pubblicitario, e che magari insomma però sono riferite soltanto a una tipologia di offerta, non a tutte. Per esempio il caso delle offerte per i mutui green o per, diciamo in maniera più chiara, per quei mutui relativi alla compravendita, all'acquisto, al mutuo o a una surroga di una casa con alta qualità energetica, alto rating energetico, Vito. Allora, se sei d'accordo, andiamo a vedere il primo confronto tra le offerte. Prego la regia di mostrare la slide successiva su questi sono i nuovi mutui e sono le migliori offerte per una simulazione a tasso fisso per immobili con classe energetica A e B. Nella simulazione che abbiamo preso in esame abbiamo ipotizzato un immobile situato a Milano del valore di circa 200.000 euro richiedendo un importo di 150.000 euro per 20 anni, ipotizzando anche qui, facciamo un caso ma giusto per capirci, no? Che chi lo richiede abbia 34 anni o un reddito mensile circa di 2.400 euro. Ecco Vito, questo confronto ci dice che al momento diciamo i tassi sono in discesa rispetto agli scorsi mesi, ma insomma iniziano a ricordare non proprio insomma il tasso zero dell'epoca post whatever it takes, ma insomma vanno un po' in quella direzione. Questo per classe energetica A o B? Sì, ci sono tassi molto bassi rispetto al 4%, al 5% del variabile e anche del fisso di qualche tempo fa, perché era difficile trovare un fisso sotto il 3%, però sono tassi che riflettono appunto la distinzione ormai del mercato tra immobili di fascia alta dal punto di vista energetico e la maggior parte degli altri immobili che non sono in Italia, appunto, che sono appunto dall'altro lato, cioè sotto la B come classificazione energetica. E quindi per quanto riguarda il discorso di vedere un mutuo a tasso fisso sotto l'1%, e ci sono ancora magari tra chi ci ascolta tanti bravi e eventualmente fortunati mutuatari che si sono agganciati a questo mutuo negli anni passati, è molto difficile, lo ha detto anche Draghi nei giorni scorsi, difficilmente vedremo più tornare i tassi sui livelli precedenti come plateau, proprio perché il prossimo decennio comunque dal punto di vista fiscale potrebbe essere un decennio più spendaccione, lasciami dire, da parte dei governi, e quindi questo si rifletterà evidentemente anche sul costo del denaro, sull'inflazione media che, se dovesse raggiungere il target del 2%, sarebbe compatibile con questi tassi. Abbiamo avuto tassi a zero o sotto l'1% quando l'inflazione era un problema dall'altro lato, cioè certo, non si riusciva a raggiungere questo target del 2%, eravamo sempre tra lo 0, e l'1%, quindi adesso sarà
è probabile che questi tassi possano essere tassi di, diciamo, di minimo per un po' di tempo, e quindi dovremmo abituarci a un fisso intorno al 2,5 secondo me per parecchio tempo, e non idealizzare più uno scenario in cui il fisso torni sotto l'1% come è stato. Ecco Bertolino, vedevo qua dall'elaborazione che adesso al di là delle banche che propongono e dei nomi, a noi non interessa più di tanto, quello che mi interessa sottolineare è che gli aggregatori come i vostri, i comparatori, sono molto utili perché aiutano la concorrenza e quindi questo va a vantaggio dei risparmiatori e della clientela. Questa è una notazione che è sempre il caso di sottolineare. Ma vedo la migliore offerta che ha un IRS, un tasso fisso, che ha un TAN del 2,42%, mentre, e qui andiamo alla slide successiva, prego la regia di mostrare lo stessa tipologia di mutuo per una classe energetica D o inferiore. In questo caso il tasso è più alto, si sale da uno spread dello 0,06 a uno spread dello 0,4% con un TAN dello 0,75%. È un delta che inizia a essere rilevante sulle offerte migliori, ma mi pare di capire che su tutte le altre offerte vada divaricandosi, giusto? Sì, tendenzialmente si va, i mutui per gli immobili green costano mediamente tra i 25 e i 35 punti base in meno. Se guardiamo il TAEG poi alla fine, perché le offerte green non impattano necessariamente solo il tasso, ma spesso e volentieri impattano il tasso di interesse, che è tipicamente scontato, ma spesso impattano anche le altre spese correlate al mutuo, quindi spese di istruttoria ridotto gratuite, spese di incassonata, anche quelle spesso gratuite per gli immobili green, o altre forme di spesa. Ci sono alcune banche che ad esempio regalano la quota interessi per le prime 6-7 rate e poi procedono. Però in generale, se guardiamo il TAG, il differenziale viaggia sempre tra 25 e 35 punti. Se si gode di se si ha la proprietà di un immobile classe A o B, si risparmiano circa questo. E questo è dovuto a una serie di ragioni. Le banche considerano meno rischiosi i mutui erogati a fronte di un immobile di classe A o B, perché sono convinte che manterranno nel tempo il loro valore, molto di più rispetto a immobili di classe meno efficiente, e in generale un po' tutta la normativa europea relativa alla transizione ecologica in qualche modo rende anche per le banche meno costoso, comunque premiante, finanziare immobili di classe energetica. Ecco, c'è una domanda che ci arriva sul nostro profilo LinkedIn, su cui siamo in diretta, così come su Facebook, X, YouTube, eccetera, di Federica Ferraro, che dice: ci sarà un mercato, che più che la domanda è un commento, ma che introduce un elemento interessante. Ci sarà un mercato per i mutui per acquisto di una casa non in classe A o B, con sconto al raggiungimento di una classe migliore rispetto a quella di partenza? E poi, saranno convenienti anche alla luce della riduzione dei bonus a ristrutturazione? Bertolino, cioè, sappiamo che insomma veniamo da un restyling degli incentivi per i lavori in casa, dentro casa e fuori, per cui questi bonus riusciranno a sostenere il mercato anche in futuro, soprattutto laddove si riesce a tenere alta la qualificazione energetica? Allora, sicuramente i bonus che ci sono stati negli anni scorsi, quella del bonus, cioè, super bonus al 110%, sarà difficile che con le agevolazioni nel mutuo che si possa ottenere in immobili green possa essere comparabile. Però effettivamente già diversi istituti hanno fatto delle riflessioni per promuovere, e quindi hanno modificato le loro offerte di mutuo per promuovere l'efficientamento energetico. Ad esempio, vengono considerati green i mutui anche le condizioni dei mutui green vengono applicate anche da Intesa San Paolo Unicredit, anche in caso di operazioni di acquisto più ristrutturazione, dove la ristrutturazione preveda un miglioramento della classe energetica. Ovviamente va tutto comprovato fornendo sia prestazione energetica ante lavori che fine lavori. E poi ci sono altri istituti, ad esempio il Banco BPM è stato il primo e
di recente anche Crédit Agricole, che ormai prevedono nei loro contratti di mutuo acquisto, qualunque si siano, sia green che non, che in caso di miglioramento di una classe energetica o successivamente, diciamo, l'erogazione del mutuo, quindi poi in autonomia se il mutuatario fa dei lavori di ristrutturazione che comportano un miglioramento di almeno una classe energetica o di una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 dell'immobile, allora viene automaticamente, ovviamente portando la nuova attestazione di prestazione energetica, viene automaticamente applicato uno sconto al tasso di interesse dell'ordine di 10 o 20 punti base a seconda dell'offerta. Quindi non è necessario in quel caso andare a cambiare mutuo, basta semplicemente andare a fornire la nuova APE alla banca, che da quel momento in poi applicherà un tasso scontato di interesse. Ecco, esistono due mercati dei mutui, ricordiamolo, precisiamo, mutuo prima casa, appena acceso, e poi c'è il mutuo della surroga, cioè il trasferimento del proprio debito dell'ipoteca presso un'altra banca, e la concorrenza, sappiamo da un po' di tempo, ha spinto anche la dinamica dei tassi, ha spinto proprio un mercato guidato dalle surroghe. Ecco Vito, negli ultimi tempi, anche nei momenti di crisi, le surroghe hanno creato, insomma, hanno sostenuto questo mercato, anche perché sappiamo che l'Italia ha un patrimonio immobiliare vetusto sotto molti aspetti, si costruisce, ma c'è tantissimo ancora da tenere, e quindi questo momento anche per le surroghe, come dire, articolato, no? Perché aumentano, cioè cala il costo del denaro, è una spinta, cioè, anche per questo segmento, no? Sì, i tassi di surroga sono più cari dei tassi dell'acquisto, di circa 20-30. Adesso lo vediamolo subito con le slide. Questa qua è una classe energetica D o inferiore, perché insomma tendenzialmente ipotizziamo nell'elaborazione di mutui supermarket che appunto ci sia tendenza a surrogare una casa più antica e quindi con la qualità energetica più bassa. Abbiamo, per semplificare, usato questo caso, prego Vito. Sì, quindi come vediamo il TAEG va dal 2,99 al 3,79 nelle migliori offerte, quindi si tratta di livelli più alti rispetto a un mutuo primo acquisto, però anche in questo caso notiamo che si tratta di livelli più bassi del variabile, che costa oggi appunto oltre il 4%, quindi in questo caso pur essendo la forchetta, diciamo, più ridotta, la forbice più ridotta, diciamo, potrebbe aver senso per chi ipotizza che la Banca Centrale Europea non taglierà poi così tanto, eventualmente migliorare il proprio variabile anche, diciamo, ancora a fisso con la surroga. È vero che più passa il tempo e più i variabili scendono, più eventualmente questa tipologia di mercato delle surroghe, che è stato la guida degli ultimi trimestri, cioè il passaggio da un variabile esploso, la cui rata in alcuni casi addirittura aumentata dell'80% dopo che la BCE ha portato i tassi da meno 0,5 al 4%, quindi 450 punti base di rialzo. In questo caso chiaramente c'è ancora un po' di tempo per questa operazione, ma più passa tempo e più la BCE taglia i tassi, forse questa tipologia di azione, di surroga, cioè miglioro il mio variabile e lo converto a fisso, potrebbe diminuire, perché appunto ci sarà poi questo avvicinamento dei variabili. Quindi ancora forse qualche trimestre per abbassare il proprio tasso variabile verso il fisso, anche se lo vediamo che le surroghe costano più del mutuo, e quindi anche in questo caso farsi bene i calcoli effettivamente di quanto verrebbe ridotta la rata. Ecco, un'opinione anche da Bertolino su questo tema. Sì, diciamo che effettivamente è proprio vero, nella prima metà di quest'anno, sono proprio dati pubblici di Banca d'Italia, l'erogato di surroga ha trainato la crescita dell'erogato di mutui. Realmente nel secondo trimestre la crescita dell'erogato di mutui è stata di quasi il 7%, ma i mutui acquisto sono solo cresciuti del 3%. Il resto della crescita l'ha fatta la surroga. Anche perché c'è stato, oltre al fenomeno del passaggio dei mutuatari dal variabile al fisso, adesso si stanno muovendo molto tutti i mutuatari che hanno comprato casa lo scorso anno e nell'ultimo trimestre 2022, dove questi mutuatari hanno sottoscritto mutui che andavano
nel migliore dei casi intorno al 3,20-3,30%, nel peggiore anche sopra il 4% a tasso fisso, e che oggi hanno la possibilità di surrogare al 3%, lago circa, diciamo. Poi magari se hanno la fortuna di avere un immobile di classe A o B, magari anche qualcosina meno del 3%, e questo comunque comporta un risparmio importante, anche perché essendo mutui giovani sottoscritti fondamentalmente nel 2023 o fine 2022, hanno ancora tanto capitale residuo e quindi l'impatto di una riduzione di un punto percentuale del tasso di interesse è molto forte sull'interesse. Ecco, Bertolino, c'è un commento che ci arriva, una domanda che ci arriva nello spazio commenti di Facebook. Ci chiede Andrea Sponticcia: bonus under 36, quali prospettive per il 2025? Ora, guardando nella pala di vetro, si può cercare di capire, sto scherzando, ma insomma, per approcciare in maniera lieve una tematica complessa, siamo nella fase di elaborazione della legge di bilancio e sappiamo che alcune agevolazioni fiscali verranno riviste, ripensate, ma insomma anche il bonus per l'acquisto della prima casa dei giovani con meno di 36 anni, beh, insomma, si tratta di capire se resteranno. Voi avete indicazioni su questo oppure occorrerà leggere il Sole 24 Ore tutti i giorni per farsi un'idea precisa delle cose, Bertolino? Sicuramente occorrerà leggere il Sole 24 Ore, quello è sicuro, perché ancora notizie ufficiali, ma neanche non ufficiali, non ne almeno noi non ne abbiamo. Bisogna dire che la disposizione che più impattava i bilanci pubblici, che era la gratuità di tutte le imposte relative alle compravendite per i giovani con meno di 36 anni e che avevano reddito ISEE sotto i 40.000 euro, purtroppo, tra virgolette, quell'agevolazione è già terminata lo scorso anno, il 31 dicembre 2023 è terminata. Ad oggi per i giovani con meno di 36 anni esiste la garanzia rafforzata del fondo Consap, che arriva a garantire fino all'80% dell'importo del mutuo, nel caso appunto in cui la banca vada ad erogare più dell'80% del mutuo, pari a più dell'80% del prezzo acquisto della casa. Questa misura introdotta dal governo Draghi è stata finora sempre prorogata e è possibile che venga prorogata anche quest'anno, perché di fatto ha un impatto abbastanza limitato sulle casse dell'erario. È più una garanzia e per giunta appunto in caso di ci dovesse essere una crisi, quindi difficoltà da parte dei mutuatari di pagare le rate, però stiamo andando verso un periodo di tassi decrescenti, in realtà queste difficoltà sono sempre meno probabili ed è possibile che il governo vorrà prorogare ulteriormente questa misura. Bene, ci stiamo un po' avviando al termine della nostra chiacchierata, Vito. Allora, cercando di trarre anche un po' una sintesi di questa dinamica che abbiamo provato a raccontare, no? Verrebbe da dire piccole buone notizie che tutte insieme daranno un po' fiato ai risparmiatori per il prossimo anno, giusto? Beh, sicuramente entreranno meno soldi in termini di interessi nelle casse delle banche, perché in questi anni davvero le banche hanno fatto utili record anche grazie a questi interessi esplosi, ricordando prima 450 punti base di rialzo in un anno circa, e si tratta del più violento rialzo dei tassi della storia della Banca Centrale Europea. Quindi questo si è riflesso in alcuni casi in rate quasi raddoppiate. Quindi adesso questo percorso sta marciando indietro, probabilmente non tornerà al punto di partenza, però il mercato è più sano, si sta smuovendo e quindi nuovi attori possono entrare con questi tassi più bassi, e soprattutto ci sono meno paradossi nel confronto tra fisso e variabile, c'è una normalizzazione. E poi c'è una curiosità perché la BCE ha ridotto il costo del denaro dello 0,25%. Si tratta di capire se la riduzione delle offerte dei mutui, che sono fatte di un indice di mercato e di uno spread, beh, insomma, in qualche modo seguono questa dinamica. Cioè, se io mutuatario vedo una riduzione dello 0,1%, mentre la BCE taglia dello 0,25%, posso dire, ma la banca si sta trattenendo qualcosa? È un dubbio che può venire, che è un dubbio lecito oppure siamo fuori strada?
Allora, se il variabile è diciamo, ben distinto tra spread e Euribor, diciamo, non c'è questo rischio perché l'Euribor automaticamente diminuisce, mentre ci sono molte banche che fanno, per quanto riguarda il fisso, l'offerta a tasso finito, cioè dove non vanno a distinguere quello che è lo spread e quello che è l'Euribor per quanto riguarda l'altro parametro. E in quel caso, diciamo, se l'Euribor dovesse scendere molto nel corso di un trimestre e magari la banca non aggiorna l'offerta, si potrebbe trovare un mutuo potenzialmente più caro rispetto all'Euribor di mercato, ma potrebbe anche accadere il contrario, spesso accade anche il contrario, magari l'Euribor sale e la banca ha ancora l'offerta vecchia e quindi diciamo questo caso è un discorso forse proprio di tempi di adeguamento delle offerte solo per quelle banche che scelgono nel tasso fisso la modalità del tasso finito. Questa spiegazione è molto precisa e chiara da parte di Vito Lops, però lo sentirà anche Guido Bertolino, perché io ho l'impressione che a volte ci sono i dati, la realtà e a volte la percezione, no? Un po' come la benzina, quando sale ce ne accorgiamo, quando scende non ce ne accorgiamo, ma in questo caso le offerte stanno scendendo adeguatamente o abbiamo noi e noi abbiamo la percezione che la banca non stia abbassando molto l'offerta oppure c'è del vero, tra virgolette? Allora, se facciamo il confronto tra oggi e luglio, le offerte di luglio sicuramente sono scese. In realtà in primavera c'erano state delle offerte più vantaggiose di quelle attuali, che di fatto avevano degli spread negativi, parlo dei fissi ovviamente, ma quello è legato un po' oltre, legato al fatto che il prezzo del mutuo in parte è legato al costo del denaro, ma in parte anche legato a una sorta di stagionalità del prodotto di mutuo e alle promozioni che le banche lanciano in determinati periodi dell'anno, proprio per far raccolta di richieste da portare in erogato man mano. Tipicamente la primavera è uno di quei periodi, diciamo da marzo a giugno, le banche fanno raccolta per poi andare a erogare questi mutui nel corso dell'estate, dei mesi estivi. Questa è una prassi. Però bisogna anche dire che negli ultimi due anni, anche su ottobre-novembre, tra la metà di ottobre e inizio di novembre, cominciavano a ripresentarsi un po' di offerte per spingere l'erogato dei primi mesi dell'anno successivo. Quindi bisogna guardare il costo del denaro, ma bisogna guardare anche un attimo le promozioni stagionali che le banche di tanto in tanto lanciano. Grazie a Guido Bertolino di Mutui Supermarket, che ci ha aiutato con i dati a davvero un quadro ben preciso di quello che sta accadendo per quello che riguarda il mercato dei mutui, tasso fisso, tasso variabile, classe A o B, classe D o inferiori, insomma i dettagli di come si sta muovendo l'offerta delle banche per quanto riguarda i mutui dopo il taglio del costo del denaro dalla parte della Banca Centrale Europea. Grazie anche a Vito Lops per essere stato qui con noi, il nostro esperto non solo di criptovalute ma anche di mutui, che ci aiuta grazie alla sua osservazione quotidiana a rappresentare, no, l'evoluzione di questa dinamica. Grazie a tutti voi per essere stati in collegamento. Tra pochi istanti vi potete rivedere questa puntata sui social e sul sito del Sole 24 Ore. A tutti l'augurio di una buona giornata da Marco Loconte.